questo modo, cosa, come reagisce? Perché reagisce dandogli una, cioè, dandogli una, un endorsement, come dicono gli americani. Io non sapevo che stanno interpretando a questo progetto. In realtà mi ha fatto quel primo film per cui sono molto contento, che ha avuto una vita strana, qualcuno ricorderà che è stato apprezzato a Venezia, è abbastanza ignorato dal pubblico in sala. Però lì io vedo delle responsabilità più nostre che di Gianni in quella fase lì. Forse insieme abbiamo sbagliato il manifesto, il titolo, sì, può darsi. Però ci sono tantissimi film più che degni, ma anche grandi, che vengono poi visti da pochi. Quindi quello lì mi è successo altre volte, non mi ha particolarmente spaventato. Infatti avevamo già in cantiere in qualche modo un altro film insieme, che probabilmente sarebbe stato un film forse delle dimensioni del primo, o un po' di più, un po' di meno. E poi a un certo punto, come dicevo prima, mi era una sua telefonata, dopo te la faccio vedere. Non credo che sia una formula produttiva che possa funzionare per tutti. E penso che questo sia cinema, un cinema molto personale, e un modo di raccontare, molto, se vuoi, completamente libero, e anche un qualcosa sul quale da produttore è molto difficile intervenire. Però è un'espressione artistica che a me interessa, cioè, mi interessa da spettatore, mi interessa da produttore. Poi è sempre difficile capire appunto come un talento narrativo, un talento come quello che ha Gianni, come riesce a esprimersi al meglio. Da qualche giorno parliamo del primo film di Matteo Garrone, ma anche lì Matteo veniva da un certo tipo di produzione fatta in un certo modo, poi abbiamo fatto il primo film insieme e si è trovato una troupe alla quale non era abituato. Per cui poi Matteo si è tarato in un certo modo. Gianni sta andando in una direzione sua, forse estrema, quella dell'assoluta libertà, e questo film è un esempio di quell'assoluta libertà. È vero che anch'io cerco un percorso in questo. Nell'altro film, che Gianni sta completando in questi giorni, per me è un po' più facile lavorare in quella così, perché trovo degli spazi, salto tutta la prima parte, non esiste un copione, non ho mai letto un copione, forse lui aveva in mente un qualcosa di meno improvvisato, di smettere di fumare fumando. Però è che quindi come entrare a metà, però da quel punto in poi si parla del film, si parla di scene, si parla di... Questo è produttivo, è chiaro, però noi dobbiamo chiudere, se c'è un'ultimissima domanda, se no chiudiamo, ringraziamo Domenico Procacci, grazie.